pensano allo stesso modo. Onorevole Cozzolino, prego. Presidente, le accogliamo a parte qualcuno che interverrà mentre leggerà gli ordini del giorno. Molto Quindi bene, sarà detto. molto bene. Ci sono altri o vedremo. Onorevole Zaratti, prego. Per lei vanno bene tutte le. Bene. Allora io, diciamo, sto sempre continuando a consentire al sottosegretario, che ringrazio perché stiamo improvvisando insieme. Parere favorevole a entrambi. Molto bene. A questo punto possiamo procedere. Onorevole Pastorelli, mi dica. Una riformulazione. La accetta? Sì. Bene. Allora, procediamo con gli ordini del giorno. Vico accolto, Mongello accolto, Valiante accolto, Vargiu accolto, va bene? Ok. Benedetti, c'è una proposta di riformulazione, va bene? Ok. Businarolo, riformulazione. Parla Agostinelli. Onorevole Agostinelli, prego. Grazie Presidente. Accogliamo la riformulazione, però vorrei depositare il mio intervento esplicativo in ordine appunto all'ordine del giorno. Lo deposito. Diciamo che lei deposita le motivazioni per cui accetta la riformulazione. Esatto. Bene, va Grazie. bene. Vignaroli, favorevole. Terzoni, favorevole. Gallinella, favorevole. Gagnarli, favorevole. Bernini, prego. Sì, grazie Presidente. Io veramente non comprendo questa riformulazione a valutare l'opportunità di. Allora, nell'articolo 7, quando si parla appunto di, no, di vietare l'immissione di cinghiali, leggo testualmente, quindi le regioni e le province provvedono all'individuazione nel territorio di propria competenza delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette e con zone caratterizzate da localizzazioni di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale, tra parentesi, sus scrofa. La dicitura, il testo così com'è formulato, è assolutamente impreciso. Per questo io ho presentato l'ordine del giorno per fare chiarezza. Quindi diciamo che questo ordine del giorno va nella direzione di aiutare il governo ad una maggiore puntualizzazione.